Sì, come Acerbis quest'anno presentiamo il completamento della linea City nata l'anno scorso, con dei capi d'abbigliamento che hanno sicuramente un'ispirazione fashion, ma che comunque al loro interno hanno un'alta tecnicità data dai tessuti, dalla membrana impermeabile e sicuramente la predisposizione per mettere protezione gomito e schiena. La linea è sicuramente completata da due caschi, uno sicuramente più cittadino con mentoniera removibile e l'altro un classico casco, diciamo, da scooter. Per quanto riguarda Acerbis nel segmento della strada, abbiamo un particolare attenzione al mondo del touring, dove per quest'anno abbiamo voluto inserire la sicurezza passiva che sicuramente si sviluppa attraverso l'utilizzo nei capi di abbigliamento con colori molto particolari che sono ispirati, diciamo, al mondo del fluorescente. A completamento della gamma esiste anche la possibilità di avere un impermeabile che addirittura è completamente fluorescente e al suo interno ha montato una struttura LED con delle batterie molto piccole e facilmente ricaricabili. A completamento della linea abbiamo il casco Sulby, che è un casco modulare che si addice sicuramente all'utilizzo del mondo del touring, che molto ci appartiene e sicuramente è un mondo a cui siamo molto vicini. Per la linea fuoristrada per il 2013 abbiamo completato la linea delle protezioni, a cui tengo molto a dire che tutte le nostre protezioni sono omologate CE, perché riteniamo che comunque il tipo di approccio che dobbiamo avere è un approccio sicuramente completo. La nuova pettorina si chiama Cosmo, ha un nome molto importante perché comunque dà l'idea di quanto riesce a proteggere. È sviluppata sia per adulto che per il bambino. Abbiamo aggiunto anche una protezione, una ginocchiera, una protezione ginocchio con un'altissima tecnicità, in quanto ha un'imbottitura che si termoforma in base al colore del corpo, quindi la rende molto confortevole, e in più all'impatto, essendo rivestita con un materiale morbido, riesce a assorbire in maniera superiore rispetto alle classiche ginocchiere l'eventuale impatto con il terreno.